Nel crollo di Caporetto, Hemingway ha visto non una semplice disfatta militare, ma una umana ribellione alla guerra, l'orrore per l'inutile massacro. Dai campi di sterminio e all'opposto dalla quiete dolorosa ma vivificante di un ospedale a Milano sorge l'amore, un sentimento che insieme alla morte ha vinto il grande scrittore americano lungo l'arco della sua vicenda. E la straordinaria figura femminile di Catherine personifica stupendamente in Addio alle armi, con una violenza e dolcezza sublimi, il tragico volto della felicità.